Esiste un piatto che racchiude in sé gli elementi per stimolare tutti e cinque i gusti fondamentali. Un primo piatto dove questi elementi sono bilanciati alla perfezione. Sono i tortelli di zucca alla mantovana. Un piatto che non smetterà mai di stupirvi e che può produrre assuefazione. Partiamo con la zucca, una delica od una mantovana, entrambe dolci e polpose. Non perdete assolutamente tempo a tagliarle. Fate dei fori di ventilazione e mandatele al forno. 180 gradi per 90 minuti, oppure se volete fare prima, tagliate la zucca a metà e quindi in forno a 200 gradi per 50 minuti. Perfettamente cotta. Ora la dobbiamo passare al setaccio per omogenizzarla. Ed ecco pronto il nostro gusto di base, come detto sul dolciastro, la zucca. Passiamo agli amaretti, con il loro gusto dolce e amaro, come ahimè talvolta l'amore. Li frulliamo per aggiungerli dopo al nostro composto. Quindi iniziamo a vedere come questo composto ha una forte base dolce, la quale deve essere la nota predominante del tortello alla zucca mantovana. Intanto aggiungiamo il burro fuso. L'amaro di questi dolci è già un perfetto complemento al dolce. Ma non ci fermiamo qui e passiamo al prossimo ingrediente fondamentale. La mostarda mantovana. Con il suo gusto agrodolce. Il mustum ardens dell'antica Roma, in chiave moderna. Se volete farla a casa, controllate nella descrizione del video per la ricetta al riguardo. Oppure compratela, ma compratene una buona perché ce ne sono veramente moltissime. Se il dolce, l'agro e l'amaro non bastavano, aggiungiamo il grana. Ed introduciamo il salato e l'umami, il gusto del sapido, di cui i formaggi ed in particolare il grana e il parmigiano sono ricchi. Pepe, sale, noce moscata ed infine i nostri amaretti. Ci siamo! Un'osservazione importante. Guardate la densità del composto. Se il vostro dovesse essere più liquido di questo, aggiungete altro grana o al massimo del pan grattato. È fondamentale avere la densità giusta, l'impasto deve essere bello compatto. È il momento di prepararci i nostri tortelli. Iniziamo facendo una classica pasta all'uovo, quindi un tuorlo da uovo grande per etto di farina. Qui una caputo pasta fresca e gnocchi, una farina che ha un PL di ben 0,8, quindi molto elastica, pur non essendo una farina di forza elevata. Di fatto una farina ideale per la pasta fatta a mano. Ovviamente con questo impasto ci possiamo fare molto di più che ravioli o tortelli. Fettuccine, tagliatelle, pappardelle, sfoglia per lasagne, quello che volete. Guardate come torna su. Perfetto, la facciamo riposare un'oretta e poi la stendiamo. Partiamo con i tortelli. La sfoglia che vogliamo realizzare sarà spessa meno di un millimetro, 0,8 per l'esattezza, ed i ravioli saranno di 4 cm per lato. Iniziamo con un pezzo di impasto, teniamo coperto il resto e procediamo speditamente. Eccola qua la nostra sfoglia. E questo è il nostro stampo infarinato. Sfoglia sotto. Vai con la farcitura.
Mi raccomando, è importante spingere con la punta del sac à poche fino in fondo. Dobbiamo riempire tutto lo spazio disponibile per non lasciare aria, la quale poi danneggia il raviolo durante la cottura. Due cucchiaini del nostro delizioso mix per raviolo saranno all'incirca 10 ml. Velo d'acqua lungo tutti i lati e chiudiamo con un'altra sfoglia. Premiamo e spingiamo in avanti il nostro mattarello. Ora premiamo bene ancora un'altra volta e siamo pronti a rimuovere l'eccesso di pasta. Perfetto! Siamo al momento della verità. Avremo i nostri bei ravioli? Ma certo! Guardate che belli! Ora, se vediamo che ci sono delle piccole sacche d'aria, basta bucarle e siamo a cavallo. Bellissimi! Una distesa di ravioli mantovani. Se non avete uno stampo per ravioli, vi basterà ritagliare dei rettangoli 8x4, farcirli, ripiegarli a quadrato, quindi con una forchetta sigillate i lati. Tutto qui. Facciamo così. Apriamo un raviolo e vediamo com'è fatto dentro. Perfetto. Niente aria, solo un ripieno compatto. Come avete notato, ho usato le parole tortello e raviolo come sinonimi. Ma lo sono in realtà? Nei più remoti anfratti della giungla del gergo culinario italiano abbiamo queste due parole. Sono un esempio di come in un paese dall'ampio bagaglio culturale come l'Italia, ognuno fa un po' come gli pare. La totale mancanza di standardizzazione porta alla nascita di nomi e nomignoli per ogni campanile di paese. Così i ravioli vengono detti tortelli in Lombardia, Emilia ed anche in Toscana, agnolotti in Piemonte e così via. Per quanto diversi, per farcitura, hanno tutti una forma simile. Quindi chiamateli come vi pare, fateli come vi pare, quadrati, rotondi, a forma di tortello. L'importante è che li farciate con il giusto mix. Questo che state vedendo per i tortelli mantovani, mix con carne per gli agnolotti e così via. Siamo arrivati a cuocere le nostre creazioni. Cottura in brodo. L'ideale è un fondo bianco, come quello per tortellini. Controllate sul nostro canale per la ricetta a riguardo. Un consiglio soprattutto per i ravioli. Portate ad ebollizione il brodo, quindi spegnete prima di immergere i ravioli. E cuocete a fuoco spento o al massimo sobbollendo. Trattate i ravioli come trattereste le foglie del tè. In questo modo non si apriranno, bensì manterranno intatta la loro forma per una presentazione sul piatto ottimale. Non ci resta che impiattare. Fondo classico, burro e salvia. Finiamo con dell'altro burro a filo, del grana. E questa è la versione più tradizionale per degustare i tortelli mantovani. Una combinazione che mantiene inalterati gli equilibri dei 5 gusti fondamentali che abbiamo all'interno. Ovviamente potete sperimentare. Provate per esempio un Bourbon dal delicato profumo di scalogno. Ma qualunque sia il modo di finirli, vi garantisco che questi tortellini causeranno dipendenza. E non dimenticatevi di iscrivervi a piatto, di cliccare sulla campanella e di farci sapere come fate i vostri tortelli mantovani.